Ciao, buonasera. Io mi chiamo Nadia e lavoro per la WISP. Questa sera faremo una lezione di ginnastica posturale. Visto che non siamo in palestra e non possiamo utilizzare tutti gli attrezzi che sono a disposizione in una palestra, cercheremo di prendere dei pesetti fatti fai da te in casa. Allora, per chi avesse delle bottigliette piccoline da mezzo litro di acqua, può riempirle oppure utilizzarle, e altrimenti prendete due libri di circa la stessa dimensione e anche circa lo stesso peso, altrimenti io ho trovato due scatole, uno scatolame. E niente, prendete il tappetino e iniziamo. Allora, iniziamo dai piedi. Cominciamo, la posizione è praticamente con le gambe alla larghezza, i piedi alla larghezza del nostro bacino, ok? Inspiriamo, cerchiamo bene l'allungamento della colonna, buttando fuori l'aria, scendo giù a destra, inspiro, torno su in centro, cerco l'allungamento, scendo piano piano giù a sinistra, lo ripeto, inspiro. Scendo giù a destra, inspiro e piano piano scendo giù a sinistra, inspiro e scendo. Questo esercizio lo potete fare 8 ripetizioni, che sono 1 che comprende destra e sinistra, lo fate per 3 tranche, quindi 8 volte per 3. Possiamo fare una piccola variazione a questo esercizio, quindi nell'allungarci, inspiriamo. Buttiamo fuori l'aria, quando siamo al massimo del nostro arco, scendiamo con il braccio destro, riportiamo su e ritorniamo in centro. Inspiro, salgo bene, cerco l'allungamento della colonna, scendo a sinistra, sempre al massimo del nostro arco, scendiamo col braccio sinistro e ritorniamo su e pian pianino siamo in centro. Lo facciamo un'altra volta insieme, inspiro, cerco bene l'allungamento. Piano piano scendo a destra, quando sento che sono proprio al massimo dell'arco, scendo con il braccio sinistro destro e piano piano ritorno su e torno in centro, inspirando. Buttiamo fuori l'aria, ritorniamo a sinistra, allunghiamo giù il braccio sinistro, ritorniamo e piano piano scendiamo. E anche questo si può fare sempre 8 volte, ok? Per 3 tranche. Perfetto. Da questa posizione ci allunghiamo sempre verso il soffitto con la colonna, inspirando, buttiamo fuori l'aria e facciamo una piccola torsione a destra. Attenzione che le braccia devono essere sulla stessa linea delle spalle, quindi non collassate con le braccia. Inspiro, ritorno in centro, butto fuori l'aria, scendo a sinistra. Inspiro, cerco bene l'allungamento, le braccia sono larghe come le spalle, eh? Scendo ancora a destra. Inspiro, ritorno in centro, cerco l'allungamento e piano piano scendo a sinistra. Inspiro e scendo giù. Anche questo lo facciamo 8 volte. In 3 tranche, ok? Perfetto. Da questa posizione allargo appena un po', divarico appena un po' le mie gambe. Attenzione, la parte centrale, il core, ok? Deve essere bello attivo. Addominali attivi. Pian pianino scendo a destra, risalgo, manteniamo la schiena dritta, quindi non andiamo avanti o andiamo indietro, ma come siamo dritti, ci spostiamo e saliamo. Scendiamo e saliamo. Ancora e saliamo. Ancora e saliamo. Possiamo fare anche in questo esercizio una variante che può essere questa. Scendiamo. Quando sono al massimo, provo a fare 3 molleggi. 2, 3. Salgo, porto avanti le braccia. 2, 3, scendo, vado giù a sinistra, 2, 3, salgo e 2 molle 3 molleggi dietro, 3, ritorno,
scendo ancora a destra e faccio tre molleggi, salgo, porto avanti le braccia, tre molleggi e torno. Vado a sinistra e faccio i miei tre molleggi e torno, e poi vado indietro e faccio tre molleggi e ritorno. E anche qui sempre 8 ripetizioni per tre tranche. Alzo le braccia, porto i palmi delle mani verso il soffitto. Anche qui attenzione, se riusciamo possiamo fare anche una piccola retroversione, ok? E andiamo a girare le spalle solamente, le cresti iliache rimangono ferme, quindi il bacino fermo e sono solo le spalle che girano. Ritroviamo la posizione, quindi braccia larghe, gambe divaricate, palmi verso il soffitto. Teniamo ben saldo il nostro pesetto, fermissime le cresti iliache, quindi fermo il bacino, giro solamente le braccia. E anche qui facciamo 8 ripetizioni e ci fermiamo a ogni rimbalzo. Quindi questo è 1, 1, 2, 2. Mi raccomando il respiro, non state mai in apnea. Inspiro e poi butto fuori l'aria. E piano piano ritorno. Facciamo qualche movimento delle spalle per sgranchirle un attimino, andarle a sciogliere. Ok, la posizione è la stessa identica di prima, quindi gambe divaricate, fortissimo il core, allarghiamo fuori le braccia, palmi verso il soffitto, ok? Questa volta andiamo a girare completamente e gira anche il bacino. Non facciamo lo stop, ma è un movimento fluido consecutivo. L'unica cosa, attenzione alle ginocchia, ok? Ginocchia belle salde. Inspiro e piano piano butto fuori l'aria. Ancora inspiro, faccio bene la torsione e piano piano butto fuori l'aria. E anche di questo esercizio sono 8 completi. 8 prima destra poi sinistra per 8 per scusate 3 tranche. Perfetto, proviamo a scendere. Scendiamo e ci mettiamo seduti. Questa è la posizione, i piedi sono ben piantati per terra, la schiena è bella dritta, ok? Da questa posizione allungo le braccia e scendono le spalle, quindi le spalle devono essere lontane, ok, dalle orecchie. Da questa posizione attivo ancora bene l'addominale, scendo e salgo, ok? Inspiro, butto fuori l'aria, scendo, inspiro, salgo, butto fuori l'aria, e inspiro, salgo, e butto fuori l'aria, e inspiro, salgo, e butto fuori l'aria. E ci sono. A questo esercizio possiamo applicare una variante che è questa. Scendo e piano piano salgo e allungo e scendo e allungo e scendo e allungo e scendo e piano piano allungo e scendo e piano piano allungo. E anche di questo esercizio ne facciamo sempre 8 per 3 tranche. Questa volta facciamo questo esercizio con le gambe dritte, i piedi sono a martello, mi giro che così potete vedermi meglio. Quindi piedi dritti, gambe dritte, scusate, piedi a martello, prendiamo in mano i nostri pesetti e piano piano con la colonna bella dritta andiamo a fare questo esercizio. Mi raccomando, inspiro, butto fuori l'aria. Cercate di non fare questo, ma le braccia devono cercare di arrivare alla stessa altezza, ok? E piano piano sciolgo. Proviamo a fare un altro esercizio in quadrupedia, ok? Questo è l'esercizio. Siamo in quadrupedia, mettiamo i nostri pesetti vicino alle nostre mani,
Allora, i palmi delle mani sono sotto alle nostre spalle, le ginocchia sono larghe quanto il nostro bacino. Prendiamo, cominciamo con la mano destra, il braccio destro, mano sinistra ben piantata per terra, prendiamo il nostro pesetto e piano piano, inspirando, butto fuori l'aria e faccio la torsione e ritorno. Ancora, inspiro e ritorno. Inspiro e ritorno. Inspiro e ritorno. Ne facciamo 8 con un braccio. Prendiamo il pesetto e ne facciamo 8 con l'altra. E questa. E ritorno. Inspiro. Ritorno. Inspiro. Ritorno. Inspiro. E piano piano ritorno. Proviamo a fare un altro esercizio. Sempre per il nostro posturale. Ok? Allunghiamo dietro la gamba sinistra. Sul prolungamento della schiena, ok? Prendiamo in mano il pesetto nella mano destra e allunghiamo. Rimaniamo qua per 5 respiri. 5, 4, 3, 2, 1. Controllo del movimento. Prima scende la mano, l'appoggio e poi scende la gamba. Allungo prima la gamba destra. Bene, prendo in mano il pesetto con la mano sinistra e allungo bene il braccio sinistro. E qui faccio 5 bei respiri. Guardiamo il tappetino. 5, 4, 3, 2, 1. Controllo del movimento. Prima appoggio il pesetto, appoggio la mano, appoggio la gamba e piano piano ci sono. Quando avete finito tutti questi esercizi, possiamo allungarci, fare un bel allungamento. Rimanete qua qualche secondo e piano piano vado a destra, mi allungo bene. Piano piano torno in centro. Vado a sinistra. Ritorno in centro. Sento proprio bene l'allungamento. Esopolo. Piano piano. E abbiamo finito questa lezione. Io volevo ringraziarvi. Volevo dirvi che questi mezzi che abbiamo a disposizione ci fanno sentire comunque vicini, visto questo movimento, questo momento abbastanza molto triste. E cercate di fare esercizi a casa, cercate di seguire tante lezioni che abbiamo messo a disposizione tutti noi tecnici per la vostra salute, insomma, per il vostro benessere. E niente, ci tengo a ribadire.